Suelli è un piccolo paese della Tregenta, situato ai piedi dell'altura di Pranosiara. L'economia di Suelli si basa soprattutto su attività di tipo agropastorale e il paese ha origini antichissime. L'area è abitata già in epoca preistorica, come testimoniato dalla presenza nel territorio di alcuni nuraghi. Il più importante dei quali è il nuraghe Piscu, monumento simbolo della civiltà nuragica che ha occupato in passato un ruolo di primissimo piano su tutto il territorio della Tregenta. Il paese, di poco più di 1000 abitanti, conserva uno straordinario centro storico che trasporta il visitatore indietro nel tempo. Tra l'undicesimo e l'inizio del XV secolo, quando Suelli era sede della diocesi di Barbaria, centro di venerazione del suo primo vescovo, San Giorgio, personaggio carismatico, vissuto sino al 1117, noto per beatitudine e miracoli, dichiarato santo per volontà popolare e ogni anno celebrato solennemente per 5 giorni, a lui è dedicato uno degli itinerari spirituali più suggestivi dell'isola, il cammino di San Giorgio Vescovo di Suelli. Influenza e tradizioni ecclesiastiche sono evidenti in architetture e arredi sacri del paese. L'amministrazione comunale ha deciso di valorizzare il grande patrimonio storico e i turisti non mancano. Occasione per far conoscere Suelli è ancora il tradizionale appuntamento con Savores Antigus, dove migliaia di persone, per l'occasione, raggiungono il centro della Tregenta. Sì, diciamo che il giusto riconoscimento del grande impegno che le associazioni, ma anche la parrocchia con la valorizzazione dei monumenti piuttosto che dei beni culturali e della chiesa, dei siti archeologici, le scolaresche che hanno dato il loro contributo, la Proloco che ha davvero dato quest'anno un di più di offerta turistica, garantendo anche dei punti di ristoro. Quindi davvero una comunità che si sta muovendo in una direzione corretta, in una direzione giusta, in una direzione auspicata dall'amministrazione comunale e che quindi sta raggiungendo gli obiettivi che ci eravamo prefissati qualche anno fa. Quindi un sistema turistico capace di accogliere tante persone, tanti appassionati di archeologia, di fede, di cultura, di arte, di storia, che traspira e si respira sia nei vicoli del centro storico ma anche nella cattedrale, nel nuraghe Piscu, nelle tombe ipogeiche di Pranosiara. Ecco, davvero un sistema turistico che sta funzionando, che sta dando i propri frutti e che sta mettendo il sistema e sta creando economia ad un centro di un paese dell'interno che lotta come tutti gli altri contro lo spopolamento, contro le difficoltà economiche e contro le distanze dai centri nevralgici nei quali si svolgono le attività principali come la città metropolitana. Quindi davvero un obiettivo che stiamo cogliendo, lo stiamo cogliendo benissimo, lo stiamo cogliendo camminando tutti insieme per raggiungere un obiettivo che è quello di un paese che sarà vivo e che dirà la propria opinione in maniera forte e determinata. E queste occasioni sono fondamentali per far conoscere i centri dell'interno, moltissimi anche dell'area metropolitana stanno riconoscendo come la Tregenta, il Sarcidano, come davvero dei luoghi nei quali stare bene, stare, mangiare bene, assaporare anche quel, non solo dal punto di vista enogastronomico, ma anche assaporare la cultura. Venire in Tregenta nel Sarcidano significa oggi dare davvero quell'impulso all'economia che davvero serve ai nostri territori e speriamo di essere d'esempio per gli altri contesti e per le altre regioni della Sardegna. Paese vivo che sfrutta al meglio queste occasioni
e il cibo ha sicuramente un valore fondamentale. Un cibo che piace, stiamo riscoprendo quello che è le nostre, quelle che erano le nostre peculiarità, quindi le leguminose, i cereali, e le cose per cui questa terra, le terre della Tregenta, sono vocate. Quindi da questo punto di vista, ecco, avere il riconoscimento anche del consumatore finale che assapora un piatto di fave lesse con le cotiche, significa affermare con forza che i nostri avi l'avevano azzeccata e che quei piatti tipici ma semplici erano davvero la ricetta che ci farà effettivamente avere una marcia più in futuro. Savoris Antigus rappresenta un vero e proprio marchio a cui tutti i sindaci sono legati, perché la gente che richiama è davvero tanta e soprattutto non è in competizione con gli altri eventi che in autunno si organizzano in Sardegna. Con tutti i sindaci ci stiamo interrogando quale sarà il nostro futuro, quindi cercare di dosare al meglio quella che questa ondata davvero di consenso e di entusiasmo e canalizzarla in una condizione che dia e che mantenga soprattutto le eccellenze particolari sia dal punto di vista culturale che enogastronomico. Quindi il lavoro che ci aspetta è quello: fare quadrato, sederci insieme agli altri sindaci e vedere dove vogliamo arrivare, per evitare anche di condizionare questa bella manifestazione che nasce spontaneamente, ma che non vogliamo che vada alla deriva con situazioni che non sono congrue e tipiche del nostro territorio. Savoris Antigus sta diventando davvero un appuntamento richiesto soprattutto dal cagliaritano, ma non solo. Registriamo tanti numeri e la cosa bella è che tante persone decidono di stare un'intera giornata stando appunto a degustare il buon cibo, la buona musica, le tradizioni, portano con loro un bel ricordo e la tappa successiva per loro è doverosa. Quindi di tappa in tappa questa carovana accompagna i visitatori che vivono una giornata appunto o in Tregenta o in Sarcidano. Stiamo sperimentando che la concorrenza non fa bene alle piccole realtà, anche noi appunto siamo nove piccoli comuni che fanno rete, che decidono di lavorare insieme, quindi noi non siamo la concorrenza appunto di Autunno in Barbagia, siamo qualcosa di diverso e i visitatori possono scegliere dove meglio stare o quali sono le tappe che meglio si avvicinano alle proprie richieste. Autunno in Barbagia come Savoris Antigus sono due grandi appuntamenti che ci permettono innanzitutto di scoprire le comunità come anche le persone che ci vivono non le conoscono, perché vengono aperte per queste occasioni quelle porte che rivelano poi luoghi inaspettati, che accendono una luce sul nostro passato. Questo pretesto ci consente poi invece di creare armonie intorno ed è vero, con il gusto, con i giochi che ci riportano all'antico, con gli antichi mestieri, con il racconto delle comunità che hanno sempre qualcosa da dire e noi del presente da imparare da chi è passato prima, ci danno occasioni imperdibili. Credo che questa sia la chiave del successo, sempre crescente e anche sempre più dilagante, inteso come allargamento di territori che magari in maniera nuova però scommettono su quello che è già un brand collaudato e votato al successo. Un successo che dimostra come lo spopolamento si possa combattere anche attraverso le sagre che consentono ai piccoli paesi di essere visitati e conosciuti e, perché no, vissuti. Le sagre aiutano tantissimo, sono proprio la ricetta, l'occasione giusta per far conoscere i piccoli centri ai turisti ma anche ai conterranei della regione Sardegna, far rivivere i paesi, far assaporare il gusto della
vivacità e della vitalità che c'è nei piccoli centri. Nei piccoli centri dove ancora si fa il pane in casa, si fanno i dolci tipici, quindi le sagre sono anche occasioni per assaggiare i piatti tipici, quelli che comunque nei piccoli comuni facciamo tutti i giorni, non ce le inventiamo soltanto in occasioni delle sagre. Quindi in queste occasioni si rivivono e si vivono i piccoli centri attraverso i piatti tipici, attraverso i cibi genuini, quelli che vengono realizzati direttamente dalle massaie, attraverso i prodotti della terra, i prodotti genuini, i prodotti biologici. Ma non solo cibo e Saboris Antiquus e le sagre che si organizzano, ecco, nelle piccole realtà dell'isola, ma è anche conoscenza dell'immenso patrimonio culturale che si può vivere nei centri storici, ma anche le chiese, i siti archeologici, l'ambiente, il paesaggio. Sono, diciamo, tanti gli elementi che si possono visitare e vivere nei piccoli comuni della Sardegna. Il visitatore che non conosce un piccolo paese lo riscopre in occasione di queste sagre, assaggia i cibi genuini, visita il centro storico, visita il territorio e, perché no, magari si trasferisce dai grandi centri verso i piccoli. Abbiamo tanti esempi di famiglie che si trasferiscono dalle grandi città, dai grossi centri, verso quelli più piccoli perché vogliono cambiare vita, vogliono diciamo provare qualcosa di diverso rispetto a quello che hanno visto fin da piccoli.